che produce 87.8 punti di media partita, il secondo attacco del campionato, tira col 34.9 da 3 punti dall'altra parte. Quindicesimo attacco del campionato Sassari con 77.4, si va, palla alzata, il primo pallone che viene conquistato dalla formazione ospite con Cappelletti che va a giocare il primo schema della partita, la pinta di Cappelletti schiacciata a terra nel pitturato, infrazione di 3 secondi fischiata a Stefan Gombol. Stazionato un po' troppo nell'area della difesa bresciana Gombol, allora si va dall'altra parte per la prima azione manovrata da parte di Brescia con Della Valle. Bilan nel pitturato per Criston, svitamento sul piede perno, si muove da pivot, Criston sbaglia per il tiro, doppio rimbalzo sul ferro, palla che esce, Cappelletti già dall'altra parte, prova a farsi vedere Carola Popolos, Gombol appoggia a Tairi, prova a partire su Petruccelli, ancora per il greco che va al tiro, sbaglia, Milan tira giù il suo primo rimbalzo della serata, ancora 0-0 dopo 50 secondi, prova a cancellare quello 0 della Valle, sbagliando da sotto, ultimo tocco di Milan, palla anche fuori, e seconda azione d'attacco di Brescia che va a vuoto in questo primo minuto, ancora con squadre che devono togliere la ruggine del riscaldamento da addosso. Cappelletti prova a chiamare lo schema, chiama in causa Tairi, poi va a tagliare, si apre Karalampopoulos, ancora il consegnato per il play, Karalampopoulos prova il suo secondo tiro dalla distanza, sbaglia anche questo, altissimo Gombol, extra possesso per Sassari che rimane in attacco, la palla appoggiata e poi persa però dalla formazione ospite, Petruccelli già dall'altra parte, e si comincia con i primi 3 punti dopo la palla persa da McKinney. Tairi prova ad andare fino in fondo, sotto mano per lui, gran giocata da parte della guardia nativa di Somerset, 13.1 in stagione per lui, 3-2 dopo il canestro di Tairi dall'altra parte, prova Bilan farsi largo nel pitturato, interviene Cappelletti in chiusura, palla che finisce in fondo campo, la rimessa da Della Valle, serie di blocchi, esce Petruccelli, non ha molto spazio per tirare però, solo procura Della Valle, va in uno contro uno, schiacciato a terra ancora per Bilan, passaggio di ritorno Della Valle dall'angolo, secondo tiro da tre per Brescia, 6-2, giocatori, attenzione, di striscia notevolissima, giocatori come Della Valle, ma anche lo stesso Criston da una parte, lo stesso Tairi dall'altra, Tairi adesso sulla pressione di Petruccelli, parte in uno contro uno, forse in frazione di doppio palleggio, almeno così mi era sembrato, avesse fermato il palleggio e poi essere ripartito, ma comunque il tiro è sbagliato. Della Valle per Gabriel, si alza anche lui dalla distanza, ancora un tiro da tre ed è 9-2 più 7, tre tiri a bersaglio da oltre l'arco per Brescia che comincia a macinare gioco e soprattutto conclusioni dalla distanza. Karalampopoulos non si fida del tiro, parte in uno contro uno, sbaglia però c'è il fallo commesso, vediamo se da Kenny Gabriel, qui inquadrato Petruccelli, il fallo è infatti di Petruccelli, nostra regia impeccabile è andato sull'uomo che ha commesso fallo, qui il tiro di Gabriel di prima sull'assistenza di Della Valle, intanto dall'altra parte c'è la rimessa da sotto canestro per Sassari, lungo il pallone in uscita per Gombol, consegnato ancora per Cappelletti, prova a battere Criston, Karalampopoulos ci prova di nuovo dalla distanza, nulla da fare, 0-3 per il giocatore greco, dall'altra parte c'è già Della Valle in azione, pallone per Bilan, ma è bravissimo Cappelletti a soffiarglielo dalla mano e poi il canestro di McKinney in hesitation con tanto di fallo e la possibilità di andare in lunetta, adesso prova ad andare in velocità anche Sassari, splendida l'esecuzione da parte di Alfonso McKinney, doveva prendersi anche il tiro dalla lunetta, viaggia col 66-7 in stagione, il nativo di Chicago sbaglia, rimbalzo tirato giù da Gabriel e Criston va a chiamare lo schema, il consegnato di Bilan per Della Valle,
non taglia Billan, preferisce portare nuovo blocco ancora per Della Valle, difende forte Sassari, però Gombold prova ad allontanare col corpo Billan, ci riesce, il pallone è tirato giù poi da Karalampopoulos, buona azione difensiva da parte di Stefan Gombold, il suo avversario stasera non è proprio dei più facili da marcare. Tanto il pallone è uscito, però la rimessa ancora per Sassari. 25 anni Stefan Gombold, originario di Saint Claude in Guadalupe. Prova McKinney ad attaccare Della Valle, arriva fino in fondo, sfrutta la maggiore prestanza fisica, e attenzione perché Sassari è di nuovo incollata alla formazione bresciana. Dopo i canestri da tre punti si riprova ancora Petruccelli dall'angolo. Questo è un assist splendido di Petruccelli per Miro Billan, in equilibrio molto precario, due punti anche per il croato che si iscrive al match, almeno per ciò che riguarda il referto. Tyree per Cappelletti, vuole palla McKinney, difende forte Della Valle, poi attenzione all'entità del fallo di McKinney, fallo normale, normale fallo di gioco perché qualcuno aveva pensato anche all'antisportivo, perché McKinney aveva perso palla e poi si era agganciato da medio Della Valle. Lo stesso McKinney che va in panchina. Kaspar Treyer fa il suo debutto nel match, lo vediamo. Sì, rimane anche agganciato in maniera fortuita per la verità, senza nemmeno forse avere l'intenzione di commettere fallo. Più 5 per Brescia con Della Valle che va a chiedere l'assistenza di Billan che va altissimo. Criston vuole la palla, spalla canestro, prova la giocata uno contro uno con Cappelletti, sono due piccoli ma che giocano le azioni dei lunghi. Poi Petruccelli prova a partire, andare fino in fondo, si ferma, tira un allontanamento, grande canestro per John Petruccelli. Più 7 nuovamente per Brescia dopo 5 minuti andati nel corso di questo primo quarto. Parte Tyree, si ferma a Gombo, lontanissimo, ancora un pallone sporcato da Della Valle, palla che finisce in al lato, e quindi la rimessa con 10 secondi per Sassari per cercare il tiro. Cappelletti, c'è Criston sempre a guardarlo negli occhi, il pallone per Treyer nel pitturato, è bravo Kaspar Treyer anche qui a sfruttare la maggiore prestanza fisica col suo difensore e mettere i due punti, portare nuovamente a meno 5 il divario tra Brescia e Sassari. Della Valle consegnato di Gabriel, la finta, Treyer non gli lascia spazio, poi Petruccelli finta anche lui, Della Valle allora si alza da lontanissimo, Amedeo Della Valle ancora con un canestro da tre punti, giocatore da 13 punti di media stagionale, giocatore da quasi 38% in stagione da oltre l'arco, già 2 su 2 in questa serata. Cappelletti poi prova in slalom, no, lo lasciano passare, allora si alza per il tiro da tre. Grande giocata questa di Alessandro Cappelletti, peraltro anche in ottimo equilibrio. 16 a 11 a 4 minuti per andare al primo riposo, Della Valle in mood positivo, si alza per il tiro, sbaglia però Cappelletti, prende rimbalzo e spinge la transizione offensiva, poi sbaglia però l'appoggio per Treyer nell'angolo, il Criston recupera, Petruccelli, arriva a Villan, il pallone per Gabriel nell'angolo per Della Valle, Gabriel spalle a canestro contro Tyree, semigancio di Kenny Gabriel, ne ha sfruttato la statura, notevolmente a vantaggio sulla difesa di Tyree dopo il mismatch. Nuovamente più 7 per Brescia, prova l'anticipo, ci riesce Gabriel, molto più energica la sua difesa su Gombold, lo stesso Gabriel, altri 3 punti e c'è il time out inevitabile perché Brescia, grazie ai suoi tiratori dalla distanza, nell'attesa che i giocatori tornino sul parquet per riprendere a 3-13 nella chiusura del primo quarto per Amedeo Della Valle. 6 punti con, i due canestri da 3 punti segnati, e Brescia che riparte con 10 lunghezze di vantaggio. Cappelletti, arriva Tyree, difende forte Petruccelli, allora Cappelletti prova a battere Della Valle, poi si ferma per Gombold, va fino in fondo, prende il fallo di Miro Billan. Stavolta il centro di Sassari ha preso in velocità il centro di Brescia,
C'è un cambio adesso per Alessandro Mago, fuori Petrucelli, c'è il debutto nel match per CJ Massenburg, altro giocatore con tanti punti nelle mani, mentre Gumball va per il primo tiro libero a bersaglio. 11.9 la media stagionale di CJ Massenburg. E fa 2 su 2 il centro della Guadalupe, mentre Bucchi richiama in panchina proprio il 26 di maglia Sassari, per rimandare McKinney sul parquet. Della Valle aiuta il recupero di Treyer, Criston parte uno contro uno, poi l'assistenza per Miro Bilan, che li deve solo ringraziare ed appoggiare, altri due punti. Nuovamente per il più 13 di Brescia, 2.5 per finire il primo quarto. Tyree va fino in fondo, si apre un'autostrada del pitturato difensivo di Brescia, non ha problemi ad appoggiare il sottomano l'ex Ostenda. Prova ancora Criston, svitamento sul piede perno. Cappelletti non riceve l'aiuto dei compagni. L'appoggio al tabellone semplice semplice per il numero 0 in maglia a Germani. Intanto Terry dall'altra parte lo guarda negli occhi della Valle, Terry parte, scarica poi per McKinney che si alza da lontanissimo, era un buon tiro anche da prendere, sbagliato però. Gabriel tira giù dal cielo il rimbalzo, poi Criston per Massenburg, pallone per Bilan, Treyer prova un anticipo improbabile, viene colto immediatamente in fallo il giocatore estone. Il primo fallo, intanto ancora cambi per Magro, riposo per Della Valle, campo per Jason Barnell. È entrato anche Nicola Chele, fuori Kenny Gabriel. Doppio cambio quindi per Magro, Bilan viene lasciato solo nel pitturato. Il semigancio del croato è di grande efficienza e quindi Brescia vola a più 12, massimo vantaggio della partita. Gentile in campo per Sassari per questi minuti, questo minuto e mezzo che rimane da giocare in questo primo tempo. Treyer si alza da lontanissimo, il tiro è sbagliato però Messenburg conquista il rimbalzo, lo tiene in campo, poi innesca Kele che gli restituisce il pallone, e lo stesso CJ che va a chiamare lo schema per la Germani. Poi prova a partire uno contro uno, va fino in fondo, alza il semigancio di sinistro. Canestro molto difficile da trovare in quelle condizioni, anche grazie all'ottima difesa sassarese. Gentile per Kalarampopoulos, Tyreek ha spazio per alzarsi da tre, sbaglia anche questo, poi va in cielo McKinney. Non riesce a controllare però il pallone. Dall'altra parte Bilan, cost to cost, viene fermato da Kasper Treyer, gli soffia la palla Gentile. Dall'altra parte l'alzata per la schiacciata, stavolta ben riuscita da un giocatore che ha una esplosività nelle gambe notevole, Alfonso McKinney, 33 anni di Chicago per lui, esperienze anche nei Lakers così come in Cleveland. Dall'altra parte il sottomano porta la firma di Semai Criston e nuovamente più 12 per Brescia. Ultimi secondi di questo primo quarto, differenza di un secondo e mezzo tra i due cronometri. Gentile rimane sul posto, Kalarampopoulos per Treyer nell'angolo, finta consegnato, poi fuori per Kalarampopoulos che sbaglia ancora il tiro dalla distanza. C'è tempo per un ultimo tiro ma ci sono due secondi ancora, si alza da lontanissimo Criston e a momenti viene giù il palazzo perché prende il doppio ferro e la palla poi viene sputata fuori. 29-17 secondo quarto, con i giocatori che prendono posizione, la prima palla che verrà giocata dal padrone di casa della Germania con Kenny Gabriel, pronto alla rimessa dalla linea di metà campo, e Achele porta avanti il pallone per Brescia sulla pressione di Treyer. Campo anche per David Konu, messo in campo da Magro in questo inizio di quarto. È proprio David Konu che si presenta nel migliore dei modi per il più 15 per il padrone di casa. Gentile
Adesso prova a chiamare lo schema per Sassari, la pressione di Achele. Palla che finisce fuori, passaggio sporcato, ma la rimessa è sempre di Brescia, che è ancora è di Sassari, che ha ancora 12 secondi per andare al tiro. Ecco, l'iscrizione al match per David Cuono, subito con un canestro da 3 punti, appena entrato. Tairi prova a battere Massenburg, aiuta a recuperare Achele, Treier rimane solo, Tairi rimane però in possesso di palla, prova ad andare fino in fondo, poi pasticcia e la perde. E allora Cuono sul contropiede di Brescia, arriva Barnella. Vanno a memoria i giocatori di Alessandro Magro, più 17 per i padroni di casa. C'è il fallo intanto, fischiato a David Cuono. 7-0 il parziale a favore della squadra di Alessandro Magro, che prova a mettere una prima fuga a referto. Anche Philip Kruslin sul parquet per Sassari. Treier tiene benissimo in difesa Achele, costringe Treier a un tiro corto dall'altra parte, spinge Barnella. Brescia va sempre con le marce altissime, rientra bene però in difesa Sassari, pallone per Cuono, lo scarico per CJ Massenburg, sbaglia stavolta, McKinney prende rimbalzo, prova a spingere lui, supera la metà campo, cede a Gentile che poi si ferma, arriva Tairi, poi Treier sale per portare il blocco alla playmaker che gli restituisce il pallone, buono il taglio per McKinney. Questa è una bellissima azione di Sassari, peccato per la formazione isolana, canestro non trovato da McKinney, ma schema eseguito alla perfezione. E mentre dall'altra parte CJ Massenburg va fino in fondo, appoggia anche lui al tabellone, sbaglia Barnell, rimbalzo offensivo tramutato in altri 2 punti per il più 19. E adesso attenzione, perché comincia a farsi difficile per Sassari. Kruslin tiene Barnella, l'ex, l'altro ex della partita, poi Gentile finta il tiro, rimane sul posto, schiaccia a terra per Treier, palla intercettata col piede però involontariamente dall'altra parte, Kenny Gabriel non aspetta, forse c'era un tocco di piede in effetti che non ha permesso il passaggio di Gentile dall'altra parte. Ovviamente Gabriel fa il suo. In campo per Sassari assieme a Cappelletti, McKinney, Gentile e Kruslin, tutti in piedi a pallonessa a accompagnare la squadra di Alessandro Magro, adesso schierata in difesa uomo contro uomo contro Sassari. Cappelletti schiaccia a terra per Gentile, Cappelletti va a piazzarsi in angolo, nell'altro angolo Kruslin che esce dal blocco, parte in uno contro uno, prende il fallo di Jason Barnella, e per l'ex Brindisi peraltro il primo fallo della sua serata. Rimessa da sotto canestro per il banco di Sardegna, Cappelletti chiama lo schema, esce Gentile, non riceve, riceve adesso lungo però molto lontano dal canestro, e allora sale il blocco di Gombol che poi taglia, Kruslin si alza, McKinney dalla distanza, tiro cortissimo però senza ritmo, sfiora malapena il ferro. Dall'altra parte Brescia a buon gioco con Cuono e supera la metà campo dopo i primi 3 minuti in questo secondo quarto. Difesa a zona per Sassari già diversi minuti ormai, costringe ad alzare la parabola McKinney ad Achele, tiro sbagliato, Gentile già dall'altra parte, vuole palla Gombold, riceve però è molto lontano da canestro, vediamo se attacca Barnell che comunque è un buon difensore. Gombold sbaglia da sotto grazie anche all'opposizione fisica del giocatore più in possesso di palla, l'assist per Achele che poi commette infrazione di passi, non è riuscito a trovare la coordinazione sulla ottima imbeccata di Barnell. Eccola qua, eh sì, sono passi, saltello prima di mettere la palla a terra, piedi uniti. E si riparte con sempre 21 punti di vantaggio per Brescia. Riprova il pallone Gombold, trova però il canestro, anche sfortunato il centro di Sassari. Barnella si alza per il tiro dalla lunga distanza, sbaglia, McKinney vola rimbalzo, gli soffia il pallone Massenburg, Achele preferisce mettere fuori per Barnella. Allora si comincia lo schema offensivo per
la Germania con Kuonu, taglia Kele, non c'è spazio di passaggio, però poi pasticcia Kuonu, riesce in qualche modo a tenere palla Brescia, poi tira da lontanissimo sullo scadere Gabriel, non poteva fare diversamente e a momenti ci prendeva anche. Intanto dall'altra parte la pressione di Massenburg, stava per produrre un'altra palla recuperata adesso Gentile per lo schema sassarese, la finta su Achele che poi lo arpiona, lo butta giù e ci sarà il fallo e il pallone che però deve essere rimesso dal lato. Ancora cambi, torna Karalampopoulos nella Dinamo Sassari, torna Miro Bilan nella Germania Brescia, si va a sedere Nicola Achele, è andato a sedersi Alfonso Becchini. E nuovamente in campo il numero 33 nativo di Egaleo, Vassilis Karalampopoulos, 13 punti contro Milano nella vittoria dei sardi sull'Olimpia della scorsa giornata. Cappelletti parte, però taglia Gombol, riceve, prova anche un bel canestro Stefan Gombol sulla mano alzata di Bilan. Poi lo stesso Bilan che prova a bloccare su Messenburg, va nel pittorato, riceve, c'è un fallo ai danni del croato, però con ancora la palla giù, fallo di Karalampopoulos, non ci sono tiri, eccolo qui il fallo, è qui quando ancora Bilan non aveva cominciato l'operazione di tiro. Intanto va a sedersi Kenny Gabriel, torna sul parquet Amedeo Della Valle, mentre passeggia pensieroso Piero Bucchi. La rimessa da sotto canestro per Amedeo Della Valle, serie di blocchi, esce Kuonu, esce anche Bilan, riceve, Della Valle va via, si porta sul lato opposto, Bilan rimane con mezzo campo per andare a giocare e scaricare per Kuonu. D'altronde se un centro ti passa la palla in quel modo e ti lascia un metro la possibilità di tirare, certo bisogna fare sempre canestro, ma così è un po' più facile. Intanto dall'altra parte c'è il fallo di Della Valle. ...22 di vantaggio per Brescia, il primo fallo per Della Valle, la rimessa per Brescia, no, ci saranno due tiri, ci sono due tiri, questo è il canestro prima di Kuonu, sono due tiri per Stefano Gentile, primo viaggio in lunetta per il nativo di Maddaloni, buono il primo. Giocatore dall'86.7 in stagione dalla lunetta, le indicazioni di Piero Bucchi ai suoi 11 di Gentile con 4 assist nella vittoria contro l'Olimpia. Intanto fa 2 su 2, porta a 20 lo svantaggio di Sassari con 5 minuti esatti da giocare nel corso di questo secondo quarto. Della Valle, parte Della Valle, il taglio di Bilan che riceve, semigancio immediato, sbagliato però, Gombolt non è fortunato, tocca il pallone, non riesce a prenderci, a metterci la seconda mano sopra e poi c'è il time out chiamato, credo da Magro, sul proprio terreno. Si torna sulla parquet con la rimessa per Amedeo Della Valle. Si va, serie di blocchi a far uscire Barnella che riceve, prova ad attaccare Karalampopoulos che lo tiene lontano, si ferma Barnella, fuori per Kuonu, quindi Della Valle vuole palla a Bilan, parte Della Valle di mano sinistra, si ferma, la finta, alza la parabola e trova altri due punti e Medeo Della Valle per girare a quota 8 nella sua serata. Questo non era un canestro facile, nuovamente più 22, Karalampopoulos, il blocco di Kroslin. Continua il greco con un po' di confusione, poi per Gumbold che si coordina, sbaglia però, difende forte ancora Brescia e CJ Massimo che già dalla metà campo offensiva vuole palla Bilan, Gumbold è bravo in difesa e bravo allo stesso modo anche Della Valle, vanno al tiro con una velocità impressionante i giocatori della Germania. Adesso i punti sono 24 di vantaggio con Karalampopoulos, la difesa di Kuonu a non far ricevere Cappelletti, riceve adesso, aiuta il recupero di Bilan, lascia spazio però a Cappelletti che sbaglia, rimbalzo lungo raccolto da Della Valle, vedete che non c'è soluzione di continuità, il pallone per Bilan, fuori per Massimo che parte,
poi scarica fuori per Cuono, boomerang ancora per Massimburg. Altro non si può dire se non applaudire la squadra bresciana. Mani sui fianchi per uno sconsolato Piero Bucchi. 9 minuti in campo per Massimburg, palla persa ancora per Sassari. Allora prova ancora a cambiare, a mescolare le carte. Tyree e Treyer nuovamente sul parquet, fuori Gombode, Gentile dall'altra parte, dentro nuovamente Christon. Applausi per Cuono e Massimburg, dentro nuovamente anche John Petruccelli. È qui a Brescia, non c'è che dire, si divertono con questa squadra. 7 palle perse per il banco di Sardegna contro le 3 della Germania, avanti di 27. Milan spalle a canestro, prova Treyer a tenerlo lontano, Petruccelli, ancora Milan, svitamento sul piede perno, molto bravo Terry anche a aiutare a recuperare, palla fuori, gli arbitri si guardano, la rimessa viene assegnata a Sassari. Della Valle è convintissimo, confermata la rimessa a Sassari, non c'è un'immagine che possa far cambiare idea ai direttori di gara. E quindi ha successo la buona azione difensiva della coppia Treyer-Tyree, però la montagna è sempre più alta da scalare, i punti sono 27, siamo negli ultimi 3 di questo primo tempo. Consegnato di Capelletti per Tyree, fuori per Kruslid, finta il tiro, poi sotto per Treyer, scarico fuori per Capelletti, ancora Tyree che si alza per il tiro da 3, nulla da fare, sbaglia però, prova a intercettare il pallone per Lampopoulos, non ci riesce, arriva per primo Barnell, dall'altra parte Christon, parte nella difesa schierata, pallone per Barnell, sotto canestro, stanno solo a guardare i giocatori di Sassari in difesa, più 29. Kruslin parte, poi va a tirare in sottomano, trova un buon canestro, tornano altri 2 punti per il magro bottino comunque della formazione sassarese dopo il canestro del nativo di Zagabria. Barnell, spalla a canestro per Bilan, però sbaglia, una cosa facilissima. Petruccelli invece non sbaglia. Ed è nuovamente più 29 e niente da dire, c'è proprio anche proprio un'altra energia in campo, un'altra voglia di andare a prendere ogni pallone vagante dei giocatori di Brescia. Poi va bene la differenza tecnica se vogliamo, ma c'è proprio un divario pazzesco e Sassari non riesce proprio a segnare. Barnell è già dall'altra parte, va fino in fondo, prende il fallo di Capelletti e va in lunetta per 2 tiri liberi, provare ad arrotondare ancora il vantaggio che adesso è di 29. Però Barnell avrà 2 tiri liberi. Il lunetta, il nativo di Dallan, Florida, in Italia chiamato da Cantù, poi la parentesi di Sassari, quella di Brindisi, da quest'estate a Brescia. Buono il primo. Settimo punto per lui, secondo tiro libero, 30 di differenza, braccia conserte per Piero Bucchi. Barnella, giocatore dal 76.9 in stagione dalla lunetta. A 2 su 2. E poi lascia il campo tra gli applausi, nuovamente parquet per Kenny Gabriel. Un altro ottimo impatto sul match per Jason Barnell, dall'altra parte Christon guarda negli occhi Capelletti e chiama lo schema. Kruslin consegnato il blocco di Treyer, poi si ferma Capelletti, Treyer taglia Kruslin, Tyree prova il tiro ma non trova spazio, ancora Treyer, 4 secondi per andare al tiro, palla ancora recuperata da Brescia, 3 contro 2, Bilan per Christon che poi si ferma, il taglio di Petruccelli. Se siete allenatori prendete questa immagine, mostratela alle scuole di basket per come si conduce un contropiede con il rimorchio. Ancora canestri per Brescia, ancora una palla recuperata, 33 di vantaggio. Rischia il tracollo totale Sassari. 40 secondi per andare nello spogliatoio e provare a respirare per i giocatori di Sassari. Della Valle tira da lontanissimo, sbaglia ma rimbalzo lungo di Christon, il pallone per Bilan. Treyer prova a tenerlo lontano,
dietro la schiena, Criston fuori per Gabriel che si alza da tre ed è showtime, se mi fate usare questa espressione molto ben conosciuta nel mondo del basket. Più 36 dall'altra parte, in qualche modo Karalampopoulos ferma l'emorragia di canestri per Sassari, poi Krusini commette fallo su Petruccelli che stava andando. Incredibile, poi è vero che quando si gioca nell'entusiasmo, col mood positivo, magari ti riesce tutto, però bisogna anche saperle fare le cose, e a Brescia le sanno fare. Bilan torna in panchina per questi due secondi che rimangono da giocare. Criston si alza da casa sua e segna, tanto per cambiare, segna anche questo. Paternico vuole rivedere se è arrivato in tempo utile il canestro. Lo stesso starting five, inizio match. Dall'altra parte Gabriel, Criston, Bilan, Petruccelli e Della Valle, anche Magro risponde con lo starting five di inizio partita, quindi si ricomincia. Con gli stessi uomini che hanno cominciato il match si va col primo pallone che viene giocato da Sassari. Vediamo questo quarto d'ora negli spogliatoi che cosa avrà prodotto nella mente dei giocatori di Bucchi, ma anche in quelli di Magro, che vanno già in pressione forte. È già prima palla recuperata, Criston va per il contropiede di Brescia, Petruccelli, Gabriella si alza subito per il tiro da tre, sbaglia però, Gombol tira giù il rimbalzo. Tutto poco spazio stasera il originario della Guadalupe, solo 4 punti per lui. Tyree si allontana, Karalampopoulos, Gombo riceve, consegnato per Cappelletti nell'angolo per il tiro di McKinney, ancora un tiro molto corto, Gombo riconquista il rimbalzo, lo tiene bene Bilan, la palla è persa però, spinge ancora Criston per il secondo contropiede di questo inizio di secondo tempo, torna bene però la difesa sassarese. Allora Brescia preferisce l'azione manovrata, il blocco di Bilan che poi va a tagliare, servito da Della Valle, abbassa il braccio Alfonso McKinney, è il fallo che manda Miro Bilan in lunetta. Il secondo fallo di McKinney. Due tiri liberi per Miro Bilan, giocatore dal 67 circa in stagione di media dalla linea di tiro libero. Va per aprire le marcature in questo secondo tempo. Buono il primo. Secondo tiro libero per il nativo di Sebenico, cresciuto nelle giovanili del Sebenico. Prima di andare al Patrasso, fa 2 su 2. Porta a 39. Le lunghezze che dividono le due formazioni. Tyree prova ad attaccare Petruccelli, che però tiene bene lo scivolamento sulle gambe. Cappelletti ancora per Tyree, vuole fare a McKinney. Della Valle lo anticipa, non gli lascia la linea di passaggio, allora parte Terry, va nel pitturato, impatto con Petruccelli, stoppata di Petruccelli a danni di Terry, grande azione difensiva del numero 11 maglia Germani, poi Della Valle si guadagna 3 tiri liberi e, se volete, le prime impressioni del primo minuto e mezzo di questo secondo tempo. Non è cambiato molto, 2 tiri liberi, 3 tiri liberi anzi per Amedeo Della Valle, 3 tiri liberi. Buono il primo. Della Valle ha, prima di questa partita, 31 su 32. Aveva, e adesso la percentuale continua a salire. Siamo al 97%, pazzesco. Dalla lunetta per il nativo di Alba. E 40 punti di vantaggio sono superati. Della Valle fa 3 su 3. Più 42. Cappelletti sulla pressione di Criston. Della Valle in anticipo su Terry. Parte Cappelletti, si ferma. Non ci sono linee di passaggio perché Brescia difende forte. Allora Terry prova ad attaccare ancora Petruccelli, che prima lo ha stoppato, va fino in fondo. Riesce in qualche modo a seguire Karalampopoulos, ma c'è infrazione di passi rischiata da Paternico. Non abbiamo replay, ma mi sento di condividere perché l'infrazione è avvenuta proprio a 2 passi da noi.
Bilan a spalle a canestro, semigancio, un canestro trovato ancora da Miro Bilan, fallo di Gombo. È il primo fallo per lui, Bilan, il lunetta. Ecco qua il braccio sinistro abbassato proprio al momento del tiro. E concretizza anche la giocata da tre punti, Miro Bilan a quota 11 nella sua serata, terzo giocatore in doppia cifra. 17 minuti in campo, mettendoci anche 5 rimbalzi, e non è nemmeno una delle sue migliori partite. Gombo consegnato per Tairi, pallone per Cappelletti che prova ad andare nella difesa bresciana. McKinney parte in uno contro uno, si ferma, poi sbaglia tutto al momento del tiro. Criston, il lob per Gabriel, l'acrobazia, Kenny Gabriel. In questi casi chi gioca a basket sa benissimo che si dice che uno può tirare anche dallo spogliatoio, tanto segnerà comunque in queste serate qui. Mal per Sassari, ovviamente bene per Brescia. Della Valle fermato fallosamente però da Karalan Popolos. Time out richiesto da Piero Bucchi. Eccola l'acrobazia di Ken. Se Brescia continua così con la proiezione di cui parlavamo prima, mentre ogni tiro che fa Gabriel produce 1.87 punti, non male nemmeno questa statistica. Dicevamo la proiezione di prima, se Brescia continua così veramente qui si può superare quota 100 anche di parecchi punti. Della Valle da lontano, tanto per cambiare. 75-25, signori, sono 50 punti? Sono 50 punti, 75-25. Dall'altra parte sbaglia Gombo, Karalan Popolos va a correggere. 6 e mezzo per andare all'ultimo mini intervallo. Schiacciata a terra per Bilan, il pallone arriva Della Valle, prova lo svitamento sul piede perno, Miro Bilan costringe al fallo Stefan Gombold. Sassari che ha già esaurito il bonus da tempo, quindi manda in campo, manda il meta nuovamente Miro Bilan. Ancora due tiri liberi per il nativo di Sebenico. Secondo tiro dalla lunetta per Bilan, dopo l'errore di prima va a bersagli il secondo. Cappelletti prova a superare Criston per Gombolo il pallone. Karalan Popolos parte in uno contro uno, gli sporca il palleggio Gabriel, la palla comunque sempre di Sassari, difendono ancora come se fossero 0-0 i giocatori di Brescia. Karalan Popolos prova ad attaccare Bilan, forse il tiro da tre, sbaglia, McKinney prende il rimbalzo, poi Criston gli soffia il pallone dalle mani, nell'angolo per Gabriel, stavolta non tira, Bilan dall'altra parte, Della Valle nell'angolo, Petruccelli va per il tiro da tre, corto però, pallone raccolto da Cappelletti. E poi c'è il fallo commesso da Semai Criston a 5.47. Criston si accomoda in panchina. Per gli applausi del pubblico e lo stesso applauso da parte di Alessandro Magro. Campo nuovamente per David Cuono. C'è anche un cambio per Bucchi. McKinney torna in panchina. Ed è il debutto nel match per Raspino. Con la rimessa per Sassari. Tairi tiene sempre splendidamente in difesa Petruccelli, poi Gombo alza la parabola, tiro non facile, ben trovato dal centro di Sassari, per il punto numero 29 della squadra
di Piero Bucchi, della Valle chiama lo schema, c'è Cara Lampopoulos su di lui, sale Villan a portargli blocco e poi taglia, si alza dalla distanza John Petruccelli, macchine da canestro. Delle vere e proprie macchine da canestro, giocatori di Brescia. Cara Lampopoulos, Tairi, tagli di Gumbold, ribaltamento ancora sul Greco che prende il fallo da Medeo della Valle. È rimasto fermo sulle gambe, 5 minuti ancora da giocare nel corso di questo terzo quarto. 7-9-2-9, questo è il fallo di Della Valle. Il suo secondo. Roslin, pallone intercettato ancora, Villan dietro la schiena, l'alzata per Gabriel, vabbè lì nemmeno Superman ci sarebbe arrivato, nemmeno l'uomo ragno, ride Gabriel, però forse con 50 punti di vantaggio si può anche provare una cosa del genere. Dall'altra parte intercettato un altro pallone, Cronu, Cara Lampopoulos si alza per il tiro da tre, va a bersaglio per il Greco, tre punti che arrivano a 4-20 dall'ultimo mini intervallo. Villan spalla canestro ancora, prova Raspino in qualche modo a disturbare il passaggio. Il pallone dall'altra parte per Della Valle, pronto Jason Barnella a tornare sulla parquet. Cara Lampopoulos fermato da Cono, parte Cappelletti fino in fondo, gli toglie il pallone dalle mani. Poi Della Valle ancora da lontanissimo, tiro sbagliato però. Cappelletti dall'altra parte già nel pitturato, lo scarico per Raspino che parte uno contro uno, scarica per Kruslin, quindi Cara Lampopoulos replica il tiro da tre, prima segnato, stavolta sbagliato. Buono, 3 minuti e 15 per l'ultimo mini intervallo, cantano i tifosi della Germania, ancora Della Valle, stavolta ha sbagliato il tiro da Della Valle, pronti Achele e Bornell a tornare sul parquet, vediamo chi esce, esce Miro Bilan, con gli applausi del pubblico per il croato, 12 per lui, no non esce Bilan, esce Petruccelli e Gabriel, Bilan rimane sul parquet, fuori Petruccelli e Gabriel, applausi ovviamente, scroscianti. Il fallo di Nicola Achele manda in lunetta Casper Treyer per due tiri liberi per il giocatore estone, arriva in ritardo Achele, mette fallo fuori Cara Lampopoulos per Sassari, nuovamente parquet per McKinney, due tiri liberi per il giocatore estone cresciuto nelle giovani di Moncalieri, buono il primo che è arrivato a questa partita con 10 su 10 complessivamente nella sua stagione dalla lunetta, fa 2 su 2 anche stasera. Conu, pallone per CJ Massenburg, quindi Villan, c'è Conu dall'altra parte da solo, Villan però si lascia intercettare il pallone che rimane però possesso di Brescia. È messa da sotto canestro, serie di blocchi, Bornella, poi Villan, si allontana Chele, Villan fa spallate con chiunque trovi nei paraggi, va a appoggiare altri due punti di un'altra sua splendida prestazione che sta salendo minuto dopo minuto, adesso a quota 14 il croato, dall'altra parte Cappelletti cambia con Kruslin, si pesa a zona per Brescia, si alza Treyer dalla distanza, sbaglia però Guanu,
prende il blocco da Achele Messenburg, ancora per Bilan, adesso con leggerezza il pallone viene intercettato dall'altra parte McKinney e ferma la partenza Bornell, allora azione manovrata per Sassari, Cappelletti affrontato da Achele, va fino in fondo Cappelletti, prende il fallo, si avvicina alla giocata da tre punti, il fallo di Miro Bilan ed è pronto adesso anche con il numero 77 Matteo Porto a fare il suo debutto nel match. Bilan si va a sedere in panchina tra gli applausi del pubblico strameritati. 14 punti per il croato e c'è spazio adesso per i giovani a disposizione dell'Alessandro Magro. Comincia Matteo Porto, eccolo il coach di Brescia in primo piano, colloquio con i suoi assistenti. Secondo tiro libero per Alessandro Cappelletti a bersaglio, cambio anche per Bucchi, risponde anche Bucchi con Riccardo Pisano, un altro giovane della squadra sassarese, richiama in panchina Cappelletti e ci sono ancora 12 minuti da giocare. 84-36 Quanou, Messenburg si alza da 3, sbaglia però, Bornell prende il rimbalzo, il taglio di CJ Messenburg, quello che vi dicevo prima, i giocatori di Brescia nonostante i 50 punti di vantaggio non mollano niente, seguono i rimbalzi lunghi come se fossero ancora sullo 0-0. Infrazione di passi intanto da McKinney. Sette palle perse in questo quarto per il banco di Sardegna contro le due della Germani Brescia. In attacco con Porto, Buono ad attaccare Klusli nell'angolo, il pallone per Porto che si alza per il tiro da 3, sbagliato però, era pronto il pubblico del Pallaleonessa ad applaudire il giovane bresciano. Bornell ha intercettato il suo pallone, si va dall'altra parte con Klusin che spinge per Treyer che va ad appoggiare in sottomano, contropiede stavolta condotto bene dalla squadra sassarese. Siamo nell'ultimo minuto, 8-6-3-8 il punteggio, sempre a zona la difesa sassarese. Buono per Messenburg, c'è Raspino su di lui, poi si allontana Messenburg, va fino in fondo, sottomano di CJ Messenburg, dove sia passato quel pallone non lo so, però è passato, è andato anche a canestro per nuovamente più 50. Schiacciato a terra il pallone per Kruslin, la finta nell'angolo per il tiro che va a bersaglio, tiro che però non è convalidato perché Pisano ha toccato la linea e questa è l'immagine della serata di Sassari, canestro del giovanissimo Pisano però con un piede fuori, quando deve girare male tutto gira male tutto, però qui la chiave della partita, anzi la lettura sta della partita sta nella pazzesca forza di Brescia. Ci riprova allo scadere Matteo Porto, era anche un buon tiro, canestro che non va, 8-8-3-8 che anche a dirlo suona male, 8-8-3-8 per... E allora si può andare per il quarto e ultimo quarto qui al Pallaleonessa con Brescia che comincia con la cinquantello di vantaggio. Cuono, Messenburg sbaglia tutto, Treyer conquista un buon pallone, spinge verso Kruslin che riesce a recuperarlo, poi parte in uno contro uno Kruslin, molto bravo stavolta Philip Kruslin a trovare i primi due punti del quarto quarto, vediamo se riesce a, non dico a limitare i danni, cioè ad addolcire un po' la sconfitta, è difficile anche dirlo per Sassari, però se questi signori in maglia blu continuano con queste percentuali c'è veramente ben poco da fare. 91-40 McKinney, consegnato per Raspino, quindi Pisano ancora per Kruslin nell'angolo, Treyer
Kruseline vuole il blocco proprio di Treyer che poi taglia. McKinney parte in uno contro uno, va fino in fondo, stoppato da Barnell. Fallo commesso da Porto. Il fallo non è di Barnell, il fallo è di Porto. Vediamo. Sì, la stoppata è pulita, però Porto tocca la testa. Il giocatore di Sassari, molto bravo, Paternico a guardare anche non solo il giocatore che era salito per stoppare, ovvero Barnell, ma anche l'altro. Buono il primo per McKinney, è partito discretamente bene Alfonso McKinney, poi anche lui travolto ovviamente con tutta la squadra. Il balzo tirato giù da Messenburg, si va dall'altra parte sempre con 50 punti di vantaggio. Barnella, Porto, Kuonu, sempre a zona la difesa di Sassari, Porto nell'angolo, la finta di Messenburg fuori per Achele, sale Barnella, Messenburg parte in uno contro uno su un gombold, il pallone, o meglio l'assist per Jason Barnella, per altri due punti per l'ex sassarese. Quota 10 nella sua partita. Pisano prova ad attaccare Porto, quindi Kruseline si allontana a Gombold, il pallone termina fuori. La rimessa di Kuonu per Brescia che si porta nell'altra metà campo. Veramente immaginiamo che adesso i giocatori di Sassari vorrebbero solo che finisse tutto al più presto. Barnella si alza da tre, sbaglia però, palla che tocca il sostegno posteriore del canestro. La rimessa per Sassari. Poi vedete come i giocatori di Brescia stanno per recuperare un altro pallone. Kruseline da terra è bravo, poi per la schiacciata di McKinney. Che comunque regala qualcosa almeno allo spettacolo, la schiacciata di Alfonso McKinney. Messenburg dall'altra parte, 7:45 per chiudere la partita. Achele svitamento sul piede perno, stoppatona di Gombold. Dall'altra parte Raspino per Kruseline, sotto mano per Kruseline. E voleva anche il fallo il croato, non fischiato dalla terna arbitrale. Barnella vuole palla Achele nel pitturato, riceve adesso. Lontana però, Porto per Kuonu, ancora Barnella, tirano allontanamento, Jason Barnella. 12 punti per Jason Barnella, tira col 71% circa da 2, Brescia contro il 62,5 di Sassari. Pisano prova ad attaccare Messenburg, si ferma, Kruseline tira da lontanissimo, piazzato, trova tre punti. Philip Kruseline. Nove punti per lui, il primo tiro da tre punti a bersaglio. Porto scarica per Achele, prova a rispondere anche lui da tre, sbagliando però. McKinney tira giù il rimbalzo. Poi Raspino per l'alzata a Gombold, che prende il fallo di Achele, che non è molto d'accordo. A me sembrava che Gombold si fosse scontrato addirittura con il tabellone. Sì, infatti così, però forse si sposta, sì, credo che Achele abbia avanzato con il corpo di mezzo metro, mandando fuori equilibrio a Gombold, non toccandolo con le braccia, ma spostandolo con il corpo. La decisione di Giulio Pepponi in questo caso. Due tiri liberi per Stefan Gombold, che sbaglia il primo, pone il secondo, è Kuonu a superare la metà campo con 6 minuti e mezzo ancora da giocare. Sale Porto, scambiano i due, il blocco di Achele, poi Barnella per Achele, ancora semigancio di Nicola Achele. Due punti per il giocatore cresciuto nelle giovanili del Monte Belluno e Belluna e di Venezia. Primi due punti per lui dopo tre tentativi da due punti dall'altra parte. Non ce la fa McKinney a fermare Barnelle, che poi va anche a schiacciare. Quota 100 è lì e mancano 6 minuti ancora. 9-9, 4-9.
McKinney prova a rispondere dalla lunga distanza, sbaglia, si lotta al rimbalzo, poi è Kwonu che commette infrazione di doppio palleggio. Pronti a rientrare Treier e Cappelletti per Sassari. Buona partita per Filip Kluslin, che si va a sedere anche McKennie. Buona perlomeno in questa fase la partita di Kluslin, perché purtroppo per Sassari di buono non c'è stato molto. C'è stato tanto di buono invece per Brescia, Petruccelli per esempio, adesso torna sul parquet con Porto richiamato in panchina. Adesso il pubblico di Brescia vuole quota 100, però Brescia adesso è in difesa. Raspino prova ad andare fino in fondo, Raspino galleggia, trova due buoni punti anche Tommaso Raspino, tutti in piedi qui al Palla Leonessa, da applaudire la squadra di Alessandro Magro. Ultimi 5 o quasi del match, Achele va dall'altra parte, ancora inchiodata di Gombold. Quindi Cappelletti per Raspino che tira in reverse, sbaglia però, Petruccelli al rimbalzo, Kwonu dall'altra parte, cantano i tifosi della Germania, pronti a accompagnare col boato anche quota 100, che non è l'età pensionistica di nessuno, bensì il bottino di Sassari quando mancano ancora poco più di 5 minuti. Alla fine del match, Kwonu per Messenburg, si allontana Achele. Messenburg va fino in fondo, sono tre le stoppate di Gombold, non si passa più da lì. Raspino si ferma oltre l'arco, va al tiro da tre, sbaglia però, Bornell tira giù il rimbalzo. Tre monumentali stoppate consecutive di Stefan Gombold. Sale l'urlo, 100-100 dal Palla Leonessa. Kwonu si allarga, CJ Messenburg, Kwonu prova a partire sul blocco di Achele, alza la parabola, prende il fallo. E andrà in lunetta per due tiri liberi David Kwonu. Ecco la penetrazione di Kwonu, gli prende il braccio da dietro Pisano. Due tiri liberi per svoltare a quota 100, ci riesce Kwonu, boato del pubblico. 100-51, 4:40 alla fine della partita. Fa 2 su 2 Kwonu, ottavo punto anche per l'ex Brindisi. Cappelletti si allarga, tre e riceve, consegnato per Pisano. Ancora Cappelletti che prova a partire uno contro uno, Achele lo tiene bene, Cappelletti in qualche modo riesce a servire Pisano che si ferma, si alza, tira in sospensione, segna due ottimi punti anche Riccardo Pisano. Al suo primo tentativo. Kwonu dall'altra parte nell'angolo per Barnella, dall'altra parte ancora nell'angolo per Kwonu, poi Barnella si alza per il tiro da tre, sbaglia, vola Achele, pallone toccato però da Cappelletti, termina fuori ma ha toccato anche Achele. La rimessa sarà di Sassari. Cappelletti prende il blocco da Treier, va fino in fondo, riesce a farsi spazio con il corpo, sbaglia però, arriva Gombold per il tap-in, altri due punti per Sasser. Ormai si gioca solo per pura accademia, aspettando la fine del match, mancano ancora 3 minuti e mezzo. Messenburg per Barnella, Achele finta il tiro, poi il pallone schiacciato a terra per Achele, non un bel passaggio, allora Messenburg si alza da casa sua, altri tre punti per CJ, 104-55 con il tredicesimo punto di Messenburg. Raspino si fa spazio proprio sulla difesa di Messenburg, riceve, Brescia difende come se fossimo ancora inizio partita, è giusto così ovviamente, ci mancherebbe altro. Tocca il pallone Barnella, pallone che termina fuori. Ecco il tiro di Messenburg da lontanissimo, solo rete per lui. La rimessa per Sassari. Serie di blocchi, arriva Treier, palla lunga però oltre l'arco per Raspino, sale il blocco di Gombold, attaccato però Raspino,
sta per perdere palla, la perde poi Sassari, Petruccelli per Achele, arriva Bornell in sottomano, conducono il contropiede in maniera magistrale i giocatori di Brescia, bravi anche quelli di Sassari adesso ad andare in contropiede con il sottomano di Gombold, ben assistito da Cappelletti. Bornell, un pitturato per Rachele, svitamenti sul piede per No Semigancio, la palla danza sul ferro e poi esce. 2.5 alla fine della partita, Cappelletti sopra la metà campo, lo attacca Petruccelli, Cappelletti insiste, va fino in fondo, galleggia nel pitturato, sbaglia però, va a recuperare il passaggio, il rimbalzo lungo, Gumball fa saltare Bornell e segna 2 punti. Pronto a tornare sul parquet nuovamente Matteo Porto per Brescia, Messenburg. Petruccelli si alza per il tiro da 3, sbaglia, rimbalzo lungo raccolto da Messenburg che poi va a tirare in sottomano, alzando la parabola perché nei paraggi c'era ancora Gombold. Allora cambio per Brescia, applausi anche per Jason Bornell che chiude il match con 16 punti. Giocatore da 7.1 in stagione, benché doppiato il suo average stagionale per il prodotto di Providence. C'è tempo anche sul parquet per Stefano Pired, entrato col numero 1 nelle file di Sassari, giusto così dare un po' di spazio ai giovani. Questa partita ormai senza più nulla da dire se non aspettare il fischio finale. Intanto la sirena finale, Gombold segna e Magro si arrabbia tantissimo con Achele per aver fatto andare a canestro così facilmente l'avversario. Anche questa la mentalità vincente di Brescia. Cono si alza da lontanissimo, sbaglia però, rimbalzo lungo raccolto da Treyer che poi da terra fa andare il pallone sul corpo di Messenburg e riconquista il possesso della palla a meno di 1.5 minuti dalla fine della partita. La rimessa da Raspino, ormai si canta solamente sulle tribune del Pala Leonessa con Brescia che sta per prendere altri 2 punti dalla sua pazzesca stagione finora. Petruccelli per Porto, viene stoppato da Raspino, poi la palla finisce fuori e la rimessa sarà per Sassari. Pisano prova ad attaccare Petruccelli, poi c'è il cambio difensivo con Bold, marcato proprio da Petruccelli e poi Pirella sbaglia il passaggio. Alla fine buona azione difensiva di Raspino, non riesce a partire il contropiede di Petruccelli, però la rimessa per Sassari a 49 secondi dalla fine della partita con il palla leonessa pronto a rovesciare gli applausi sulla sui propri beniamini. Gombold intanto dall'altra parte, nulla può Porto vista anche la differenza di statura. Messenburg, Achele gli porta il blocco, poi Messenburg si appoggia a Conu, quindi ancora Porto, va fino in fondo, alza la parabola, il tabellone sbaglia però, tocca il pallone per ultimo Achele e la rimessa sarà per Sassari, probabilmente l'ultima azione di questo match che si è chiuso molto molto presto per Sassari. Petruccelli ruba un altro pallone a Treyer con intensità, ripeto, come se fossimo ancora inizio partita. Poi Porto, c'è gloria anche per il giovanissimo giocatore della Germania Brescia che trova così 2 punti in questa sua partita, raccogliendo anche lui gli applausi del pubblico. Prova a rispondere un altro giovane come Pisano che viene fermato fallosamente. 5 secondi, punto 4, questo è il canestro di Matteo Porto, ciliegina sulla torta di un pomeriggio pazzesco per la Germania. Raspino gioca 2 con Treyer che poi trova altri 2 punti, saranno gli ultimi della serata, finisce qui, Brescia vince 110-65. E il risultato non lascia spazio ovviamente ad altri commenti. 110-60.